Avvolto nel fumo della UA distrutta da All For One, Bakugo riemerge, pronto a tornare in azione, e qui Kachan guarda Deku e Deku guarda Kachan. Nei loro occhi brilla la più luminosa delle speranze, mentre il più grande villain mai esistito sta per squarciare in due All Might, dalla cui ferita inizia a sgorgare sangue. Ci eravamo fermati qui la scorsa settimana, ragazzi, e anche oggi abbiamo un capitolo da brividi, capitolo che porta con sé anche la nuova cover del volume 39. E oggi vorrei partire proprio analizzando quest'ultima, dato che la figura di All Might in giacca e cravatta seduto su un trono tornerà e come in questo capitolo 404. Dunque, fiondiamoci nella nostra analisi. Come potete vedere, la copertina del volume 39 è suddivisa in tre parti. Abbiamo Chaco a sinistra, All Might al centro e Shoto Todoroki sulla destra, mentre i colori alle loro spalle ricordano palesemente quella che è la bandiera francese, una bandiera francese rovesciata, specchiata. Ma in realtà, ragazzi, la prima bandiera francese era rappresentata, la prima bandiera tricolore francese era rappresentata come quella che noi vediamo alle spalle dei nostri eroi, ovvero non aveva il blu accanto all'asta, ma aveva il rosso. E questa bandiera, ci basti sapere che era stata introdotta come prima bandiera tricolore a bande proprio durante la prima rivoluzione francese, dunque durante un periodo nel quale vigeva nonostante tutto una grande violenza, certo, ma anche la speranza di poter andare a creare un futuro migliore. E se vi sto dicendo questo è perché effettivamente i temi che in quegli anni per l'appunto caratterizzavano i colori della bandiera sono perfetti per i personaggi che noi vediamo sulla cover. Quindi no, non è un riferimento a caso, non sono colori scelti a caso, ma rappresentano appieno il tema di questa grande guerra di My Hero Academia. Ochako infatti, come possiamo vedere, si pone davanti al rosso. Rosso che ha da sempre rappresentato e che rappresenta tutt'oggi quello che è il sacrificio, quello che è il sangue versato dai caduti della rivoluzione, il sacrificio dei martiri per andare a creare un qualcosa di nuovo. E ragazzi, il tema del sacrificio è strettamente collegato a Ochako. E infatti, se noi guardiamo sotto di lei sul trono, si pone proprio una delle siringhe, no? Uno dei tubi che sono poi caratteristici del costume di Toga Himiko. Dunque abbiamo il rosso che rappresenta il sangue e il sacrificio, mentre al centro ci arriveremo dopo, e a destra abbiamo Shoto che si pone su un fondale blu, che è il colore che nel corso degli anni ha cambiato molteplici tematiche. All'inizio però nasce come simbolo, insieme al rosso, della città di Parigi, ma soprattutto nasce come simbolo di misericordia, ma anche di nobiltà. E come sapete, i nobili, per antonomasia, i principi, posseggono il sangue blu. E ragazzi, Shoto con il sangue blu è ovviamente un riferimento a quello che è, anzi a quella che è poi la fratellanza, altro termine che con la Francia rientra e come, per quanto riguarda lui e Toya Todoroki. Quindi abbiamo il sacrificio, abbiamo la fratellanza e poi abbiamo lui, All Might, che si pone al centro. Si pone al centro davanti al colore bianco della bandiera, seduto su un trono. Ora, il bianco all'interno della bandiera francese indica quella che è la nobiltà sovrana, dunque la monarchia. E infatti, vabbè, a parte il fatto che si pone, no, tra il popolo e i nobili, ragazzi, All Might qui è seduto proprio su un trono, il trono che noi sappiamo poi essere quello delle vestigia, un trono composto dai componenti meccanici dell'armatura che All Might ha indossato fino a questo momento, e poi c'è All Might che guarda in basso sorridendo, in giacca e cravatta. Ora, All Might è stato il simbolo dei simboli, il simbolo vero della pace fino a questo momento, ma forse qualcosa da adesso in poi potrà cambiare. Come sappiamo, grazie al capitolo precedente, si è conclusa la sua era ed è appena iniziata una nuova fase della storia del mondo di My Hero Academia, che vede Deku e Bakugo come protagonisti. Ebbene, All Might guarda fisso a terra sorridendo, conscio del fatto che adesso può davvero
davvero lasciare il tutto nelle loro mani. E questo tema della fiducia, del lasciare, del passaggio della fiaccola, lo rivedremo molto spesso all'interno di questo video e all'interno del capitolo in generale. Questa era l'analisi alla copertina del volume 39 e secondo me era opportuna da fare per ciò che vedremo ora. Il capitolo infatti si apre poi alla fine proprio dove ci eravamo lasciati, ovvero con All For One che tiene All Might sopra di sé iniziando a squarciarlo, e infatti vediamo il sangue iniziare a sgorgare a fiocchi veramente dalla ferita che il villain stesso alla fine gli aveva provocato in una delle precedenti battaglie. E qui All Might si ricorda quella che era stata di nuovo la profezia di Night Eye che aveva predetto che All Might sarebbe morto per mano di un villain sconosciuto, che dunque noi rivediamo, no? In All For One tornato giovane, ovviamente che Night Eye non avrebbe mai potuto riconoscere. E poi, come sapete, sarebbe stata la più terribile delle morti. Ed effettivamente quale morte più terribile ci potrebbe essere di quella di essere squarciato, dilaniato in due davanti agli occhi increduli di tutto il mondo? Perché è qui che ci spostiamo adesso. Ci spostiamo, ragazzi, nel mondo. Cioè, Horikoshi lo ha sempre fatto durante questa guerra, ma adesso, in questo capitolo, mostra ancora una volta al mondo che la situazione può cambiare e soprattutto mostra al mondo quella che è la verità, mentre ritorna anche qui il tema del vento che soffia forte. Un tema che noi abbiamo affrontato più volte con il fiore di ciliegio, che appena sente il vento arrivare si lascia andare perché sa che è arrivato il suo momento. Ecco, ma stavolta noi non vediamo fiori di ciliegio, ma vediamo foglie. Vediamo foglie lungo il mare, mentre in tutto il mondo di fatto la gente guarda ciò che sta accadendo. Nella prima splash page del capitolo dunque abbiamo alcune visuali in tutto il mondo con la gente che prega, con gente che ansima, scene che poi rivedremo anche verso fine capitolo, e soprattutto vediamo Bakugo guardare dall'alto la situazione. Bakugo è tornato, mi aspettavo in questo capitolo di vedere il come, ma non è accaduto, ma va bene lo stesso, ci verrà rivelato sicuramente se c'è qualcosa sotto. E che si rende conto dunque di ciò che sta accadendo, mentre vediamo per l'appunto la trasmissione della meteorologa che diceva il fatto dell'effetto farfalla, il villain che può cambiare tutto quanto, eccetera, venire trasmessa in tutto il mondo, e mentre c'è anche un ragazzo dall'aspetto lupo che guarda il tutto e che per l'appunto è molto interdetto su quello che sarà il futuro di All Might. E piccola chicca, anche questo personaggio è un rimando al primo manga di Horikoshi, con un personaggio di cui ora non mi ricordo il nome, ma che di fatto fa parte di Crazy Zo o di Omagatoki Zo. Ed è qui dunque che Bakugo si lancia dalla UA, capisce alla perfezione, Deku guarda Bakugo guarda Deku, mentre Shigaraki capisce un attimo che forse sta accadendo qualcosa che non va. Shigaraki infatti viene legato in un millesimo di secondo da parte di Deku con il Black Whip, e qui vediamo Deku girarsi, allungare la mano, mentre Bakugo si lancia a velocità mai vista prima verso di lui. E ragazzi, qui la velocità di Bakugo è così forte che la sua traiettoria fatta di scintille fuoriesce persino dalla vignetta. Cioè la sua velocità, la sua potenza dopo il suo ritorno è aumentata, nemmeno fosse un Saiyan letteralmente, è aumentata a tal punto da rompere anche lui quelle che sono le vignette. Cosa che ha fatto Shigaraki, cosa che ha fatto Deku, cosa che fa adesso persino Kachan. Bakugo qui dunque afferra la mano di Deku in una delle scene forse che in questo capitolo non è la migliore, ma è sicuramente la più significativa. Noi abbiamo iniziato a vedere My Hero Academia con Deku bambino che, vedendo Kachan cadere nel fiume, gli tendeva la mano, mano che Bakugo non ha mai afferrato. Poi abbiamo la copertina del volume 29, se ricordo bene, dove stavolta Bakugo a tendere la mano o a voler afferrare quella mano. E adesso nel capitolo 404, che in teoria si dovrebbe porre all'interno del volume 40, abbiamo finalmente i due personaggi che decidono di aiutarsi, di fidarsi l'uno dell'altro e di afferrare le proprie mani, con per l'appunto Deku che capisce al volo gli obiettivi o comunque sia il da farsi, e soprattutto con Deku che per una volta, forse una delle prime volte, decide davvero di affidarsi ad un qualcun altro, che in questo caso è proprio Bakugo, di cui non sappiamo ancora se è per l'appunto in possesso del One For All, non sappiamo se si è fuso con il quirk di Headshot, ma è qui
che in un qualche modo il One for All rientra. Alle spalle dei due ragazzi, infatti, le vestigia del secondo user si fanno più visibili e dice che il tempo comunque sia sta scadendo. Cioè, il corpo di Deku tra poco collasserà, ma Deku capisce anche qui che comunque è arrivato il momento di agire. Cioè, ok, stanno combattendo, è la battaglia finale, non mi interessa se tra 5-10 minuti tracollo, muoio, non so che cavolo mi capita, perché io comunque posso porre la mia fiducia nei confronti degli altri. E infatti è proprio in questo momento che Deku attiva la seconda marcia del gear shift, o del cambio di marcia come l'hanno tradotto in italiano a livello del nome del quirk, proprio su Bakugo. Bakugo che dunque combina la sua velocità con il gear shift. E qui, ragazzi, non so se ci rendiamo conto di una cosa, ovvero che Bakugo ha superato, attraverso non il potere dell'amicizia ma il potere della fiducia stessa, quello che era il suo più grande punto debole. Ora, capite cosa intendo quando dico che il loro rapporto è quello più approfondito di My Hero Academia? Bakugo, che per tutta la storia è stato un orgoglioso del cacchio, in questo momento capisce, nonostante tutto, che l'unico modo per vincere qui è affidarsi a qualcun altro. E Deku capisce la stessa cosa. E Bakugo, dall'altro lato, sa che per superare quello che è il punto debole, che poi ha determinato, anche insieme al pugno di Shigaraki, l'esplosione del suo cuore, è quello proprio di fare affidamento su Deku. Ora, io non so se Kachan fosse già in questo momento a conoscenza del gear shift, ma suppongo di sì, perché altrimenti non avrebbe potuto sviluppare questo piano. Comunque, pippone sul loro rapporto a parte, poi magari ne parleremo in un video, non so se alla prossima pausa o meno, ma c'ho qualcosa da dire in merito. Bakugo dunque afferra la mano di Deku, Deku fa il giro, di fatto sempre tenendo ovviamente Shigaraki incatenato, e lancia a tutta velocità Bakugo che parte, supera ogni cosa, tanto da distruggere la barriera del suono stesso, continuando anche lui a spingersi con le esplosioni dalle mani e dai piedi, il tutto mentre Shigaraki inizia, nonostante tu ci guardando tutta questa scena, inizia anche lui un pippone immenso. La morte dell'uomo che ha portato il sogno nella realtà farà cadere il mondo nella più terribile delle verità. Sono queste le parole che Shigaraki sta pronunciando in questo momento. Shigaraki è certo che comunque sia, nonostante questa velocità immensa, Bakugo non riuscirà mai a raggiungere in tempo All for One per sottrarre All Might e per salvargli per l'appunto la vita, perché quello è l'obiettivo. Bakugo è intenzionato a salvare All Might e Deku si affida a lui perché questo salvi effettivamente il suo maestro. Ma Shigaraki è comunque sia in una fase dove sente finalmente di aver raggiunto il vero se stesso, quello senza freni, quello libero, quello che vuole distruggere quel mondo che di fatto ha generato l'inferno della sua infanzia e della sua vita in generale. E qui, raga, mentre vediamo svanire il secondo user alle spalle di Deku, vediamo svanire anche quelle che finora erano state le vestigia di All Might, che noi abbiamo visto svanire più e più volte negli scorsi capitoli, ma che effettivamente in questo preciso momento diventano, tra virgolette, materia spirituale all'interno del One for All. Vediamo il fantasma di All Might assumere il suo aspetto fisico, tra virgolette, vediamo quest'aura gialla scomparire e al suo posto appare All Might, appare un All Might in giacca e cravatta, proprio come nella copertina del volume 39. Dunque anche All Might fa adesso parte delle vestigia e anche lui può finalmente sedere su quel trono che, vi ripeto, noi abbiamo visto già all'interno della cover del volume 39. Siamo dunque in una situazione di estrema criticità, lo capiamo bene, All Might sta morendo e non c'è tempo. O forse no. Bakugo infatti in questo momento, ragazzi, continua ad accelerarsi grazie anche poi a quelle che sono le sue esplosioni. E Deku lo guarda, ecco, vedete, torna anche qui di nuovo il tema del vento, lo guarda mentre le foglie, spinte da questo vento terribile, enorme, che soffia impetuoso, gli passano davanti. Deku sta dando la sua intera fiducia a Bakugo, mentre inizia qui una narrazione, di nuovo con le parole di Naitai. Naitai che comunque era certo in un qualche modo che i sogni, le preghiere delle persone nei confronti di un qualcun altro potevano davvero cambiare a modo loro le cose. E infatti qui vediamo la morte di Naitai, vediamo di nuovo le persone pregare, vediamo di nuovo
quella stessa meteorologa che parla dell'effetto farfalla. Ogni preghiera in giro per il mondo sta scatenando in questo momento quell'uragano rappresentato dalla speranza, perché di questo stiamo parlando. In My Hero Academia è sempre stato un anime, un manga che parla di speranza, e infatti io adesso me la sono messa davanti per guardarla perché è bellissima. Mentre Bakugo vola diretto a grande velocità verso All Might, alle sue spalle vediamo la reazione di tutti, di tutto il mondo. Vediamo quel ragazzo medio orientale che era insieme alla nonna qualche capitolo fa. Vediamo Gran Torino continuare a piangere, vediamo Melissa pregare. Vediamo tutti, vediamo persino gli studenti della scuola elementare, di cui ora mi sfugge il nome, gli stessi, insomma, di Shoto dai tre piselli, quello che, quei ragazzi che stavano a Gunga, guardare sul loro tablet. Vediamo tutti, ragazzi, vediamo l'intero mondo, vediamo le telecamere che riprendono questa scena, e dall'altro lato abbiamo invece Bakugo, che è tornato, per adesso non ha detto una parola, se non pensieri vari adesso e poi una che adesso vedremo. Ma Bakugo in questo momento, ragazzi, dice: ti ho lasciato sconfiggere una volta. Ovviamente si sta riferendo a Kamino, ma questa volta sarà diverso. E nei suoi occhi risplende ancora quella luce che, secondo me, ragazzi, io ve lo dico, non so, non so se è il One for All, ma secondo me qualcosa sotto c'è. E qui Bakugo, ragazzi, arriva a tutta velocità verso All for One. Oh, staccandogli le braccia. Cioè, vediamo le braccia di All for One partire dalla velocità, ovviamente, e Bakugo riesce ad afferrare All Might. Vincere salvando e salvare vincendo, com'era il motto. Bakugo riesce ad afferrare All Might, che sì, sta mezzo, come devo dire, mezzo morto, non lo so, ma lo salva, ed è certo che All Might continuerà a vivere, perché sia Deku, anzi, diciamo, negli occhi di Deku e negli occhi del secondo user, si apre nuovamente quella che è una finestra di speranza. Perché quell'All Might in giacca e cravatta, seduto sul trono, come nella copertina del volume 39, torna ad essere un fantasma. Bakugo ha salvato All Might. Ed è questo l'inizio davvero di una nuova epoca, di una nuova era nel mondo di My Hero Academia. Con All Might che è scioccato, l'effetto del quirk di Stain sul suo corpo termina, e All Might, in lacrime, dice una cosa: Bakugo Shonen, giovane Bakugo. E Bakugo, che si è già girato verso Deku, urla una cosa. La prima parola detta, no? Da quando è tornato: noi vinceremo. E il capitolo ci porta adesso lo sguardo forse più terrificante, no? Di All for One. Un All for One che si gira senza braccia perché Bakugo gliele ha tagliate, sconvolto. Cioè, All for One era lì, un passo da realizzare la sua vendetta, dall'uccidere colui che aveva da sempre stroncato i suoi sogni. Ma adesso è tutto finito, perché Bakugo, ragazzi, ci è riuscito. Ha salvato All Might sotto gli occhi increduli di Deku, che ha deciso di dare fiducia in quello che è sempre stato il suo migliore amico, e quella fiducia è stata finalmente ripagata. Settimana prossima, raga, non c'è pausa, dunque io vi aspetto come sempre qui sotto nei commenti e ditemi la vostra. Io penso che i capitoli più belli di questi non li abbiamo mai letti in My Hero Academia. E lo dico perché mi sto rileggendo tutto e mi sto facendo il rewatch di alcune parti dell'anime, quindi vi aspetto qua sotto.